Trasferta toscana all'insegna della sfortuna per il pilota sulmonese Cristian Micocchero a causa di un guasto tecnico alla moto. Impegnato nella quarta prova del trofeo Bridgestone classe 1000 la scorsa domenica sul circuito internazionale del Mugello, c'erano tutti i presupposti per poter ripetere l'impresa di Misano, dove il portacolori del motoclub Abruzzo di Sulmona è riuscito a salire sul terzo gradino del podio. Già dal primo turno di prove cronometrate, infatti, il pilota sulmonese aveva mostrato un buon livello di competitività, riuscendo a scattare dalla seconda fila della griglia di partenza con il quinto miglior tempo assoluto e con notevoli ambizioni finali, ambizioni ulteriormente rafforzate dall'ottima partenza del centauro sulmonese, che si è piazzato subito al quinto posto, immediatamente in scia al gruppetto dei migliori già in fuga nel corso del primo giro. Purtroppo al termine della prima tornata il distacco di un insignificante filo elettrico dell'interruttore principale che fornisce corrente al quadro di controllo ha causato improvvisi spegnimenti temporanei del potente motore della sua R1 che in questo modo ha iniziato a perdere potenza procedendo a singhiozzi e facendo perdere terreno vistosamente al portacolori del motoclub Abruzzo di Sulmona. Cristian Micocchero ha mostrato comunque sempre tenacia con l'intento di non mollare mai, riuscendo ad arrivare al traguardo con la sua Yamaha in decima posizione. La moto però subito dopo il traguardo si è spenta definitivamente, costringendo il pilota a rientrare a piedi ai box. Nonostante la sfortuna, c'è comunque da apprezzare quanto di buono fatto nel corso di questo quarto round del campionato, per sperare adesso in un pronto riscatto la prossima volta a Misano Adriatico a fine luglio.